Presidente, il risultato di questa partita non sorride. Alire in Genova quinto, ma quel che è davvero da sottolineare è l'ennesima grande festa della pallanuoto. Per il secondo anno consecutivo avete profuso ogni singola energia per regalare alla città di Genova questo spettacolo, con 8 tra le migliori squadre italiane qui a contendersi la Coppa Italia, con una presenza di pubblico davvero notevole. Beh, ci sono le 8 migliori squadre italiane, senz'altro i 104 tra i migliori 120 giocatori italiani. Due di queste squadre sono tra le 8 migliori squadre europee, e altre due, Trieste e Savona, sono ancora in corsa per la Coppa LEN, quindi parliamo veramente anche di eccellenze europee, insomma. Noi intendiamo e organizziamo la Final Eight fondamentalmente per regalare alla nostra città, assieme ai nostri ragazzi, alla nostra squadra, alla nostra gente, la grande festa della pallanuoto, che è il nostro sport, insomma. Grande amore per questa disciplina. Interpretiamo queste occasioni come condivisione della nostra passione, insomma, ecco. E quindi siamo tesi a questo, insomma, non pensiamo di dover giocare uno sport in clandestinità. Una vetrina importante anche per i tanti giovani dell'Ira in Genova Quinto che abbiamo visto in acqua oggi. Beh, certamente una delle differenze tra la nostra squadra e le altre squadre maggiori che vediamo qui, smatto che noi giochiamo comunque con 5 ragazzi del vivaio e che ogni anno almeno 2 entrano in prima squadra, in A1, sono membri delle nazionali giovanili, insomma. È un tipo di attività che obiettivamente facciamo, non abbiamo ambizioni di vincere le grandi coppe europee, però senz'altro di qualificare i nostri ragazzi per un futuro nel settembre. Nuovamente la Coppa Italia allo Stadio del Nuoto dal Baro, merito dell'Ira in Genova Quinto che ancora una volta ha trovato la forza per organizzarla e regalare un grande spettacolo sportivo alla nostra città. Sì, un'organizzazione impeccabile, implementata ancor più rispetto l'anno precedente, e quindi complimenti davvero allo Sporting Quinto, ed è un piacere, uno spettacolo, vedere una competizione del genere sul nostro territorio, perché oltre all'aspetto sportivo ci permette anche di valorizzare la nostra città, e quindi è assolutamente un appuntamento da non perdere. Qui 8 tra le migliori squadre di pallanuoto in arrivo da tutta Italia, davvero bisogna dire uno sport che fa parte della nostra tradizione. Sì, il legame con la pallanuoto, con l'acqua di Genova direi che sia indiscusso, e questo evento racchiude le eccellenze nazionali di questa disciplina e rafforza ancora di più, dimostra come Genova in questo sport abbia delle eccellenze, non solo Genova ma anche proprio di tutta la regione.